la fine di questo decimo gioco. Punteggio doppio, vinca il migliore questa prima puntata di Giochi senza frontiere 1992. Siamo pronti per il via? Sì. Motore, motore, correre! Giochi senza frontiere, 10 primo! Azione, tieni! Attenzione! E sono partiti i nostri ragazzi verso i taboga, adesso dovranno cercare i loro indumenti, il gilet uguale per tutti, mentre i pantaloni e i capelli hanno dei colori di riferimento in base alla loro nazione. Eccolo qui, l'italiano ha già preso tutto, mi sembra! Devono passare il francese, sono arrivati il francese e lo svizzero, adesso devono vestirsi da marziani, il francese e lo svizzero, arrivano anche tutti gli altri, hanno dei passaggi obbligati, ed è il francese con lo svizzero che sta velocemente andando verso King Kong, stanno andando verso King Kong, arrivano sempre i francesi in testa, inseguito dallo svizzero e dal cecoslovacco, la battaglia è tutta lì, fra lo svizzero e il cecoslovacco che sono, vi ricordo, in prima e in seconda posizione. In ritardo gli altri, ma adesso sembra facile indossare l'abito da King Kong con tutte le tute un po' umide, e vedrai quando arriveranno lì da te che si devono togliere il tutto e tuffarsi, e scendono, scivolano i primi due King Kong, arrivano da te, eccoli, stanno arrivando, uno sicuramente francese, l'altro che continua a scivolare, sono molto belli, devo dire. Ecco, fatemi il secondo arco, il francese è il primo a tuffarsi, è partito, c'è una bagarre di King Kong qui, intanto si sta arrivando e stanno partendo lo spagnolo, il secondo arco, lo svizzero. Ok, c'è il francese, è arrivato per primo, adesso deve vestirsi da Charlot, deve infilarsi il cappello, non può, se non ha infilato il cappello, schiaccia il francese, e poi c'è il cecoslovacco con lo svizzero, il cecoslovacco primo nei confronti dello svizzero, forse in mezzo a loro si è infilato lo spagnolo, sarebbe importantissimo, perché se è vero che lo spagnolo ha toccato prima dello svizzero, ha tolto un punto importantissimo lo svizzero, potrebbe esserci la vittoria della Cecoslovacchia. Stiamo a vedere che cosa determineranno gli arbitri, è stato fantastico, merita un replay quel finale, merita veramente un replay, ce ne sono ancora che stanno arrivando, attenzione, c'è il tunisino che arriva, è l'ultimo cappello, lo vediamo qua, l'ultimo cappello, l'ultima parrucca da Charlot, va al suo bottone e stoppa. Allora, stiamo a vedere il replay, vedete il francese che arriva, la grande, da solo, la Svizzera 2-0-3, cominciamo ad avere un tempo. Sì. E poi guardate, arriva il cecoslovacco, picchia, arriva lo spagnolo e lo svizzero è arrivato subito dopo. 2-0-2 per la Cecoslovacchia, 1-55 per la Francia, 2-17 per l'Italia, ahimè. Ma la battaglia è tra CS e CH. Svizzera e Cecoslovacchia, penso che ormai non ci sia più storia. Credo 2-0-3 no. per la Spagna. È andato lo stesso tempo alla Spagna e alla Svizzera, che noi in replay abbiamo appena visto, hanno toccato con poche frazioni di secondo di differenza. Noi non siamo i giudici, cerchiamo solo di interpretare un pochino, ecco, 2-0-4, abbiamo 2-10 per la Gran Bretagna, 2-23 per il Portogallo e 2-48 per la Tunisia. E allora, attenzione, risultato di quest'ultimo gioco che vi ricordo vale doppio. Abbiamo le posizioni, vai Maria Teresa. Allora, prima la Francia, secondo la Cecoslovacchia, terza la Spagna, quarta la Svizzera, quinta la Gran Bretagna, sesta l'Italia, settimo il Portogallo e ottava la Tunisia. Quindi abbiamo ben 16 punti per la Francia, 14 punti per la Cecoslovacchia, 12 punti per la Spagna, poi abbiamo 10 punti per la Svizzera, 8 punti per la Gran Bretagna, 6 punti per l'Italia, 4 punti per il Portogallo, 2 punti per la Tunisia, per questa classifica generale che vede vincere questa prima puntata di
Giochi senza frontiere 1992, la squadra cecoslovacca di Praga! Praga, una sorpresa, Praga che debutta a Giochi senza frontiere e vince la prima puntata, seguita dalla Chaux-de-Fonds svizzera con 60 punti, a pari merito la Francia, seconda con la Chaux-de-Fonds svizzera, 55 punti in quarta posizione, Macael per la Spagna, 51 punti quinta, il Galles, Caer Fidin, la Gran Bretagna, sesta con 43 punti, Ricco del Golfo d'Italia, a pari merito con Chavez per il Portogallo, e ottava, Keirouan per la Tunisia. Ai vincitori dei Giochi senza frontiere, Casale Monferrato, estate 1992, al capitano della squadra di Praga per la Cecoslovacchia, che ha vinto Michael, le capitano. C'è la torre, la torre e c'è la targa. Questa stupenda targa, i due grandi premi. Vorrei un bel saluto, prima puntata di Giochi senza frontiere, benvenuta alla Cecoslovacchia, benvenuta alla Svizzera che ha fatto una bellissima gara, benvenuta alla Tunisia, grazie a Ricco del Golfo, ci vediamo la prossima settimana a Lisbona per la seconda puntata di Giochi senza frontiere. Sempre su Rai 1 e sempre alla stessa ora, il solito giorno. Alle 20.40, da Maria Teresa Ruta e da Ettore Andenna, ciao! Ciao, buona domenica! Quindi